e bentrovati a Mattino 6. Oggi, venerdì 4 dicembre, si festeggia Santa Barbara. Benché non vi siano dati certi sulla vita di Santa Barbara, la sua figura è divenuta leggendaria e il suo culto molto popolare per il fatto di essere considerata protettrice contro i fulmini e le morti improvvise e violente. La leggenda vuole che suo padre, Dioscoro, di religione pagana, l'avesse rinchiusa in una torre per proteggerla dai suoi pretendenti. Inoltre, per evitare che utilizzasse le terme pubbliche, egli gliene fece costruire di private. Barbara, vedendo che nel progetto della torre dove venne rinchiusa vi erano soltanto due finestre, ordinò ai costruttori di aggiungerne una terza con l'intenzione di richiamare il concetto di Trinità. Quando il padre vide la modifica alla costruzione, intuì che la figlia poteva essere diventata cristiana. La madre di Barbara aveva già abbracciato segretamente la religione cristiana, finendo col rivelare il suo segreto alla figlia. Questa, dopo aver sentito alcune delle preghiere, percepì Gesù all'interno del suo cuore, diventando così cristiana e coinvolgendo nella sua nuova passione anche la sua amica Giuliana, che convinse a convertirsi e a pregare insieme a lei. Il padre decise allora di denunciare sua figlia al magistrato romano, che in quei tempi di persecuzione la condannò alla decapitazione, prescrivendo che la sentenza venisse eseguita proprio dal genitore dopo due giorni di feroci torture. Queste iniziarono con una flagellazione con verghe che, secondo la leggenda, si tramutarono in piume di pavone, e per questo motivo spesso nella sua iconografia la santa è raffigurata tenendo in mano delle lunghe piume. Quindi venne torturata col fuoco e fu quindi decapitata. Era il 4 dicembre dell'anno 306. Secondo la leggenda, Dioscoro precedette all'esecuzione, ma subito dopo venne ucciso da un fulmine, interpretato come punizione divina per il suo gesto con lei. Soffrì lo stesso martirio anche Giuliana. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo, dai siti del Corriere della Sera e La Repubblica. Iniziamo con il Corriere.it, che apre con la notizia sulla processione e l'inchino al boss sulle note del Padrino, il questore, manifestazione del potere mafioso a Paternò, a Catania, alla festa di San Barbara, l'omaggio a un pluripregiudicato degli Assinata. Strage, centro disabili, 14 morti, l'FBI indaga anche per terrorismo, attacco durante una festa di Natale, gli assalitori di origine pakistana, si indaga sui contatti via social network. E la strage, vediamo i punti da chiarire, a San Bernardino, in California, in casa un arsenale, la lite coi colleghi, il viaggio, il modus operandi, cosa sappiamo dell'azione di Syed Farouk e della moglie. In California, San Bernardino, ancora la strage del 2015 con più vittime, il grafico interattivo che tiene traccia di tutte le sparatorie di massa avvenute dall'inizio dell'anno in USA. La strage in California, il panico dentro l'edificio, la gente calmi, i proiettili me li prendo io, in un filmato girato con un cellulare all'interno del centro disabili di San Bernardino, decine di persone terrorizzate con le mani alzate vengono fatte uscire, un agente cerca di rassicurare tutti. Ed ora la riforma, maturità allo scientifico, ipotesi fisica, medie via l'imbalzi dal voto. Commissioni a lavoro per esercitare la delega sulla riforma degli esami, rimarranno i commissari esterni per alleggerire l'esame di terza media, l'imbalzi escluso dalla prova finale. E vediamo ancora le scuole superiori migliori d'Italia, le top 10 città per città. E al fronte invece, svolta nelle forze armate USA, anche le donne in prima linea, l'annuncio del segretario della difesa, fino ad oggi donne escluse dal 10% delle mansioni operative.
Il Corriere di Bologna riporta il figlio di Erdogan a Bologna, soldi trafugati in Italia, esposto in procura. Un imprenditore, oppositore politico del leader turco, chiede di indagare sul denaro portato in Italia dal figlio del leader turco che si è trasferito nel capoluogo emiliano da un paio di mesi. Politica monetaria, Draghi, qui fino a marzo 2017 le borse frenano, l'euro risale, il presidente della BCE, interventi estesi anche ai bond degli enti locali, tagliate le stime dell'inflazione all'1%, Piazza Affari cede il 2,47%, Parigi e Francoforte perdono oltre il 3,5%, euro in tensione, fiammata dello spread. Famiglie, reddito più stabile, la crisi livella i patrimoni, il rapporto di Banca Italia, il reddito medio si stabilizza a 2.500 euro al mese, il calo di valore del mattone penalizza i più ricchi, mentre i più indebitati si avvantaggiano di tassi più bassi e il bonus da 80 euro aiuta di meno i più poveri. Ed ora l'analisi perché gli italiani non pagano con bancomat e carte di credito, solo 38 operazioni pro capite all'anno contro le 166 del Regno Unito e i 130 in Francia, quindi peggio dell'Italia solo la Grecia e la Romania. Utenze domestiche, luce dal 2016 cambia la bolletta, rincari per single e famiglie tipo, tutti pagheranno in modo equo per il reale consumo di elettricità, è la principale novità introdotta dalla riforma delle tariffe elettriche che partirà dal 1 gennaio, risparmi per i nuclei numerosi. Ed ancora cresce a Milano la comunità del wifi privato condiviso, Fastweb espande l'iniziativa, la prima metropoli dopo il test in 19 città della provincia. Ancora previdenza, pensioni, 6 milioni di italiani con meno di 1.000 euro al mese, il rapporto dell'Istat, oltre il 17% del PIL impiegato per i trattamenti previdenziali, aumenta il valore medio degli assegni, ma il 40% riceve meno di 1.000 euro al mese, le pensionate sono di più, il 52,9%, ma incassano il 25% in meno. E ancora vediamo una notizia del 14enne forlivese in fuga, scappa di casa e scrive ai genitori: "Non cercatemi, vivrò in foresta". La lettera commovente, ma poco dopo il 14enne è stato ritrovato dai finanzieri. Ed ora passiamo alla Repubblica, vediamo come apre, con quali notizie rispetto al Corriere della Sera. Il sito della Repubblica.it apre con Salva Banche, le storie di chi ha perso tutto, centinaia di segnalazioni in redazione appunto della Repubblica, rabbia e frustrazione in chi si è fidato degli istituti salvati. La scheda poi all'interno, perché sono stati toccati risparmi, investitori inconsapevoli, a febbraio asta per la vendita. Ed ora ancora i tanti volti del giubileo nel segno di Francesco, la conferenza di Parigi, polveri, green economy alle 10, il videoforum con il ministro Galletti. Banca Italia, reddito italiani non cala più, ma metà delle famiglie vive con 2.100 euro al mese. Andiamo avanti, detenuto registra frasi shock, la Costituzione non vale in carcere, gli agenti penitenziari, tanto da qui uscirete più delinquenti di prima. E l'allarme dell'intelligence, la Gran Bretagna, prossimo obiettivo dell'IS, dopo i raid, militanti esortati a rientrare per attacchi. USA ancora un enorme arsenale nella casa del killer, Obama possibile terrorismo e la CNN era entrato in contatto con islamisti radicali. Vediamo ancora l'inchino al boss, note del padrino, bloccati i portatori di Santa Barbara, interviene il questore di Catania, a Paternò, fedeli si fermano sotto finestre di pregiudicato.
Ed ancora vediamo la consulta Pressing Boldrini Grasso, brutta immagine delle istituzioni. Dal 14 dicembre sedute saranno a oltranza. La minoranza Dem apre ai 5 Stelle, dialogo con tutti, e 5 Stelle blindano l'Italicum. Poi il dietro front. Un'altra notizia: il ponte sullo stretto non è priorità, la privatizzazione delle ferrovie per migliorare il servizio. E poi la presidenza del PD: non sono candidato anti-renziano. Ed ora lasciamo il Corriere e la Repubblica per passare al Messaggero. Vediamo oggi in apertura cosa viene riportato dal Messaggero. Continuiamo con le notizie nazionali e dal mondo. Vediamo il Messaggero che oggi apre con: volevano la strage come a Parigi, killer di San Bernardino, marito e moglie di origini islamiche, Obama, ipotesi terrorismo, l'uomo in contatto con jihadisti, uccisi prima che colpissero ancora in casa un arsenale. Nella fotonotizia portano la figlioletta da nonna e poi ammazzano 14 persone. Ed ancora Draghi allunga gli aiuti al 2017, l'euro risale, tonfo delle borse, nuova liquidità per 360 miliardi, deluse le attese dei mercati. Entriamo all'interno del Messaggero, in primo piano quindi il massacro in USA, pista jihadista, assassini pronti ad altri attentati, la strage di San Bernardino, gli investigatori, attacco pianificato, un arsenale nella casa della coppia, legami con islamisti radicali. Vediamo nel taglio basso la polemica: i conservatori vanno all'attacco di Obama, altro che armi, si occupi di terrorismo. Vediamo ancora avanti, il funzionario è la farmacista, sposini pakistani, killer feroci, si sono conosciuti su un sito per cuori solitari, lei poi lo ha seguito dall'Arabia. Dopo il matrimonio, i primi contatti dell'uomo con gli estremisti islamici. Andiamo ancora avanti, islamismo a stelle e strisce, il kamikaze nasce sul web, dal figlio del banchiere all'internauta dietro alla scelta radicale, non c'è il Corano, storie di giovani alienati che ritrovano un'identità sposando la causa della jihad. E il provvedimento, svolta in USA anche le donne in prima linea, annuncio del capo del Pentagono, le soldatesse potranno essere impiegate in missioni e forze speciali. Draghi prolunga l'acquisto dei titoli fino a marzo 2017, ma le borse cadono, i mercati si aspettavano interventi più decisi, la BCE comprerà obbligazioni degli enti locali, rimbalzo dell'euro sul dollaro. E la ricerca del compromesso non frena i falchi, almeno 5 no, il retroscena, appunto Weidmann attacca la decisione, con lui l'altro membro tedesco. Il piano arriva nuova liquidità per spingere prezzi e consumi, altri 360 miliardi per sbloccare risorse per l'economia e centrare l'inflazione al 2%, più caro per le banche tenere il denaro a Francoforte, così si aiuta il calo dell'euro. E vediamo sugli effetti, appunto, il sommario dopo la delusione. Il mercato guarda già le prossime mosse della Banca Centrale per ricalibrare il tiro anche in vista della Fed. E nuovi pensionati, assegno più basso di 3.000 euro, effetto Fornero, in 3 anni la platea si è assottigliata di circa 400.000 unità, lo sblocco delle rivalutazioni fa salire la spesa che arriva a 277 miliardi di euro. Putin minaccia la Turchia, cara, voi in affari con ISIS, aereo abbattuto, non si placa l'ira di Mosca, ve ne pentirete, stop ai lavori del gasdotto, decine di lavoratori turchi fermati in Russia al Belgrado, incontro tra Lavrov e Cavusoglu, e il presidente, il capo del Cremlino, dice: una buona parola e una pistola sono più efficaci della sola buona parola. Ed ancora
Vediamo il retroscena sempre in primo piano, la consulta Mattarella deluso prepara un appello all'unità dopo 30 fumate nere, le Camere torneranno a riunirsi solo il 14 dicembre, Renzi apre al Movimento 5 Stelle, avanza l'idea di eleggere solo Barbera e Modugno se Forza Italia non molla Sisto. Il personaggio, nuovo ricovero per Berlusconi, un altro pacemaker, Francesca al suo fianco, ma ho sempre le batterie cariche, ha dichiarato l'ex premier. Comuni, Movimento 5 Stelle, dopo Livorno, allarme rifiuti a Civitavecchia, la regione revoca all'amministrazione grillina la concessione a gestire la discarica per il debito accumulato e da Cornacchio a Bagheria ormai si moltiplicano i problemi per i sindaci a 5 Stelle. Giubileo, hotel religiosi vuoti, IMU ancora evasione record, inascoltato l'appello del Papa, il Comune ha incassato solo l'1% dei 19 milioni dovuti, intanto piovono disdette sulle case per ferie, prezzi giù anche del 65%, stanze libere pure l'8 dicembre. Pellegrini e laici, istruzioni per l'uso dell'anno santo, il libro Scelzio, vice direttore della Sala Stampa Vaticana, introduce al percorso spirituale del calendario eventi ai profili dei santi. Nelle cronache AIDS altre quattro ragazze denunciano, si allarga l'inchiesta sul trentenne romano che ha contagiato consapevolmente la partner, una nuova vittima sieropositiva. Le donne si sono presentate in tribunale per parlare con i PM, una l'ha conosciuto la scorsa estate, mi fidavo di lui. E vediamo ancora il verdetto Pistorius, sì, della Corte d'Appello, l'omicidio Reva fu volontario, ora l'atleta rischia un minimo di 15 anni di carcere. Per il giudice l'imputato non poteva non sapere che sparando oltre quella porta avrebbe ucciso qualcuno. E vediamo ancora nelle cronache bufera, Swedbank indagate 13 persone, riciclati 16 milioni, blitz della finanza dopo la denuncia di Banca Italia, nel mirino 104.000 costi sospetti su 140.000. E vediamo ora la prima pagina dedicata all'economia, vediamo il provvedimento, quindi banche due strade per il salva risparmio, il governo accelera sul salvagente per i 130.000 clienti dei quattro istituti falliti, probabilmente domenica la soluzione, un fondo per rimborsi o perdite trasformate in crediti IRPEF rossi di Banca Italia nel 2015, crescita più probabile allo 0,8%. C'è il precedente dell'aiuto agli obbligazionisti di Alitalia, oggi scade il termine per gli emendamenti. E con la prima pagina dedicata all'economia ci fermiamo con la nostra rassegna stampa per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di abruzzometeo.it e abruzzometeo.org. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, quali aggiornamenti ci dai per la giornata di oggi e poi come sempre qualche anticipo per questo weekend? Ma guarda Elisa, tutto sommato poche novità per quel che riguarda la situazione meteorologica sulla nostra regione, perché la nostra penisola continua ad essere interessata dalla presenza di una vasta area di alta pressione che si estende dal vicino Atlantico fin verso l'Europa orientale, e quest'area di alta pressione determina e favorisce condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Ovviamente la persistenza di questa figura di alta pressione determina anche la formazione di l'intensificazione delle nebbie, degli strati nuvolosi in prossimità del suolo, che favoriscono quindi non solo banchi di nebbia, ma anche annuvolamenti sulle zone diciamo di pianura e soprattutto sul versante orientale della nostra regione. C'è soltanto una piccola novità da segnalare, ovvero l'arrivo di un'infiltrazione di masse d'aria umida attese nel fine settimana, che potrebbero dar luogo a qualche annullamento in più sulla nostra regione, ma la caratteristica principale di questa situazione meteorologica sarà ancora la persistenza
delle nebbie che sono previste in ulteriore intensificazione soprattutto nel fine settimana, quindi altamente probabile avere un weekend caratterizzato da banchi di nebbia, in particolar modo sul versante orientale, quindi la fascia costiera, la fascia collinare, mentre diciamo un tempo decisamente migliore sulle zone alto collinari e montuose, dove non mancheranno comunque occasionali annuvolamenti. Le temperature resteranno tutto sommato diciamo in linea o leggermente al di sopra delle medie stagionali in questa situazione, ma la caratteristica da segnalare è proprio la persistenza, l'anomala persistenza di questa figura di alta pressione che, alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, sembra destinata a continuare almeno fino a probabilmente alla metà della prossima settimana. Successivamente insomma c'è qualche segnale di cambiamento, ma al momento insomma non si tratta di certezze ma solo di ipotesi che dovranno essere necessariamente confermate nel corso dei prossimi aggiornamenti. Elisa. Bene, grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E come sempre ricordo che oltre al sito internet abruzzometeo.it e abruzzometeo.org potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo e attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande, insomma essere sempre aggiornati soprattutto in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6, continuiamo con la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie, passiamo alle notizie regionali con una notizia che arriva dal comando provinciale dei Carabinieri di Pescara per quanto riguarda un'operazione Easy Money Romania, arrestati 9 pregiudicati in esecuzione di provvedimenti cautelari per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati, ricettazione ed al traffico di sostanze stupefacenti. Quindi Carabinieri del nucleo investigativo tra la serata del 2 dicembre e le prime ore del 3 hanno rintracciato e tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Pescara la dottoressa Sacco su richiesta del PM. Quindi la dottoressa Del Bono per il reato di associazione per delinquere, come abbiamo detto, finalizzata alla commissione di furti aggravati, ricettazione al traffico di sostanze stupefacenti, 9 pregiudicati, 8 dei quali rumeni ed un albanese, componenti di un sodalizio criminale dedito alla commissione di furti di casseforti e danni di esercizi commerciali, gioiellerie, private abitazioni, di autovetture successivamente utilizzate per la commissione di altri delitti e al traffico di sostanze stupefacenti approvvigionate in Puglia e utilizzate per attività di spaccio in Pescara e verso la Romania. Comunque i particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa appunto indetta presso il Comando Provinciale dei Carabinieri alle ore 11 e quindi poi vi aggiorneremo col servizio durante il TG, la prima edizione del TG di TV6 delle ore 14. Ed ora andiamo avanti, passiamo invece al centro, vediamo le prime quattro pagine dell'edizione di oggi del centro, le quattro pagine dedicate alle quattro province. Vediamo in apertura la prima pagina del centro dedicata alla provincia di Pescara. Eccoci quasi pronti per visualizzarla, la provincia di Pescara, vediamo in apertura un piccolo rallentamento, va bene, intanto passiamo, torniamo al Messaggero, vediamo la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo, invece come apre dal Messaggero, poi torniamo al quotidiano Il Centro. Vediamo la prima pagina appunto del Messaggero che apre con la cronaca, contromano sull'asse, due morti, frontale da paura nella notte tra mercoledì e giovedì, entrambe le vittime avevano 47 anni, uno in bocca, il senso sbagliato, l'altro prova a evitarlo ma viene
incentrato all'altezza di Dragonara. In centropagina la fotonotizia appunto è la scena del terribile frontale accaduto sull'asse attrezzato Chieti-Pescara in direzione nord. E ci fermiamo qui per vedere il contributo video realizzato da Paolo Renzetti su questo brutto incidente. Un terribile schianto ha scosso all'alba di oggi il raccordo autostradale Chieti-Pescara, dove in un drammatico incidente stradale hanno perso la vita due 47enni che erano a bordo di una Lancia Libera, di una Suzuki. È accaduto tutto poco prima delle 5, quando era ancora buio. Per cause che solo l'inchiesta potrà stabilire, una delle due vetture sarebbe infatti entrata contromano sull'asse attrezzato dallo svincolo di Dragonara nel comune di San Giovanni Teatino, andando a schiantarsi contro l'altra vettura sulla corsia di sorpasso. Il terribile impatto non ha lasciato scampo ai due conducenti, che sono praticamente deceduti sul colpo. Le vittime sono Moreno D'Amico di Pianella e Roberto Gagliardone di Alanno. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Chieti. Il titolare del fascicolo e il pubblico ministero Stefano Falasca, gran lavoro per diverse ore per tutta la mattina di vigili del fuoco e polizia stradale per la pulizia della carreggiata e la regolazione del traffico che a causa del tratto chiuso ha subito notevoli rallentamenti. E vediamo ancora la prima pagina del Messaggero, quindi dedicata alla Regione Abruzzo, la sentenza riconversione ospedali, bocciati tutti i ricorsi, la riorganizzazione della Regione, via libera dal Consiglio di Stato. Militari in lutto, era in coma da un mese, l'alpino Andrea non ce l'ha fatta, stamattina camera ardente in caserma alle 14.30, funerali a Pizzoli. Vediamo ancora la notizia appunto di questo brutto incidente, contromano sull'asse due morti, frontale da paura nella notte tra mercoledì e giovedì, come abbiamo visto, perdono la vita sul colpo due persone, inferno di lamiere sull'asfalto, strada chiusa fino a metà mattinata, il traffico in tilt si scarica nelle vie secondarie. E le vittime, Alanno piange Roberto, Pianella ricorda Mariano. Vediamo la prima pagina dedicata all'Aquila, perdonanza, tutto da rifare per l'UNESCO, la candidatura a patrimonio dell'umanità è stata rimandata, l'organizzazione ha già deciso le pratiche da esaminare, nel 2016 l'Italia non c'è. Il progetto, anche Monsignor Antonini boccia il nuovo ponte, un altro grave attentato alla bellezza dello skyline cittadino. Montagna al bivio, Fontari, c'è bisogno di un nuovo progetto. E scuole superiori, fumogeni e caos al Cotugno, controlli antidroga all'ITIS. Doppio incarico a dirigente, 9 nei guai, il PM chiede rinvio a giudizio per l'ex sindaco Federico, l'ex assessore Tirabassi, segretari e funzionari del comune, il caso ruota attorno al capo del personale, Amorosi, a scavalco con la provincia, avrebbe percepito entrambi gli stipendi. E sempre a Sulmona i due pitbull fuggiti per i lavori al recinto, Avezzano tentato omicidio, magrebino condannato a 6 anni. L'inchiesta Tagliacozzo, ennesimo blitz dei carabinieri in municipio, acquisiti documenti sui lavori eseguiti in un ristorante di proprietà della moglie del sindaco. Ancora Sulmona, la stalker dai domiciliari al carcere, la 44enne di Pratola, ha continuato a tempestare di messaggi l'ex amante e sua moglie. Avezzano attirato a un incontro galante e derubato. Prima pagina dedicata a Pescara, giro di vite, vigili con la telecamera, guerra alla sosta selvaggia, le auto senza assicurazione, revisione o in doppia fila saranno multate all'istante, completato il periodo sperimentale, 387 le sanzioni e 1787 i veicoli controllati. Anche su questo articolo ci fermiamo per vedere appunto il contributo video su questo progetto. Vediamo. Comandante Maggitti, oggi parlate di questa operazione Street Control che avete iniziato a Pescara da qualche settimana, un'operazione importante per il controllo del territorio e anche del traffico. Oggi abbiamo la possibilità con alcune strumentazioni, abbiamo
tre macchinari che si chiamano street control di passare a bordo di mezzi sulle vie più popolate e più frequentate della città, da via Venezia, adesso Conte di Ruvo, via Marco Polo, dove poi è stata fatta una nuova segnaletica, e via Fabrizi ed altro, dove con l'operatore a bordo che individua immediatamente la doppia fila c'è poi un'attività sussidiaria di fotografia e di riscontro delle macchine in doppia fila, quindi con una verbalizzazione immediata di ciò che accade. Ulteriormente e unitamente a questo meccanismo dello street control abbiamo un ulteriore marchingegno, un ulteriore macchinario che permette di individuare le auto senza assicurazione, ovvero sprovviste di revisione, con una doppia pattuglia che opera a monte e quindi individua al passaggio la macchina senza assicurazione e poi a valle quando viene praticamente fermata dalla pattuglia che contesta il verbale. Il tutto nella situazione di maggiore sicurezza per i cittadini. Oggi abbiamo la piaga della mancanza di assicurazioni e di revisioni, con tutto ciò che comporta poi a livello di costi sociali e di vite umane, per cui penso che continueremo in questo progetto virtuoso con la Regione. E torniamo al quotidiano Il Centro, vediamo come detto prima le prime pagine. Iniziamo con la prima pagina dedicata alla provincia di Pescara: schianto contromano, due morti, l'auto di un 47enne di Pianella fa 5 km in senso opposto sull'asse attrezzato, impatto tremendo, perde la vita anche un autista GTM che andava al lavoro. E centro vietato alle auto più vecchie, Pescara misure antismog, i vigili vanno con la telecamera a caccia di auto in doppia fila. Nelle cronache vediamo in breve banca in vendita, la Carichieti all'asta da febbraio, in Pescara Giubileo, una porta santa alla mensa Caritas, stop alla movida, lo Zubar chiuso per 3 mesi, pugno di ferro della questura. Pescara e Montesilvano, infine ecco il venerdì degli sconti per anticipare la corsa ai regali. Ed ora vediamo la prima pagina del centro dedicata invece alla provincia di Chieti, Lanciano e Vasto. Vediamo l'apertura, eccoci, è come apre con la tragedia anche la prima pagina dedicata a questa provincia, schianto contromano, due morti, mentre nelle cronache in Chieti case sgomberate per la fuga di gas, paura in città, in Lanciano l'azienda Valagro assume 150 giovani e in breve ancora la Carichieti va all'asta già a febbraio, Nicastro decide la data della vendita mentre in città chiude anche Palazzo De Maio. L'inchiesta sul depuratore, consorzio scatta il sequestro degli atti di appalti e assunzioni. E ancora il maxi furto, azienda di liquori assaltata da una gang di 11 ladri. Ed ora vediamo la prima pagina dedicata alla provincia di Teramo, vediamo cosa riporta in apertura nel taglio alto, lo schianto contromano, i due morti, quindi la tragedia sull'asse attrezzato Chieti-Pescara, e poi in centropagina manchiamo di rispetto ai malati, oncologia, la direttrice sanitaria ASL contro la soluzione tampone. In centropagina la fotonotizia, carrozzine in consiglio per una città senza barriere, seduta straordinaria sui disabili, contestato di Sabatino. Nelle cronache la finanza in comune, esposto contro le olive date in beneficenza ed ancora non riescono a vararlo, sindaci arenati sulla gestione, sul gestore unico dei rifiuti. In Valvibrata invece colonnella telecamere antiprostitute sulla bonifica. Poi torneremo su queste notizie nel dettaglio, intanto vediamo l'ultima prima pagina, quella dedicata a L'Aquila, Avezzano e Sulmona.
Vediamo in apertura, gli promettono sesso e lo derubano, Avezzano 4 denunce, a Pratola arrestata la stalker dell'amante. Lutto a Pizzoli, oggi i funerali, muore un alpino di 38 anni nel 9° reggimento. E nelle cronache invece Scanno piange, lo chef morto in vacanza, in L'Aquila perdonanza, Belgio e Grecia hanno detto no, in Avezzano un'inchiesta sul ristorante del sindaco. Torniamo adesso al Messaggero, vediamo, avevamo visto la prima pagina quindi dedicata alla provincia di Pescara con il giro di vite dei vigili, quindi il nuovo progetto messo in campo insieme all'amministrazione comunale, ed ancora consiglio straordinario, sì alla convenzione ONU sui diritti per i disabili, giornata mondiale celebrata in aula anche a Pescara, quindi l'impegno di Diodati, l'appello del vescovo Valentinetti, lingua dei segni grazie al Movimento 5 Stelle. Operazione Natale, venerdì di sconti in centro, alberi di Eastside Circo dell'Outlet, e nel taglio basso vediamo scuola senza soldi, Di Marco dà la sveglia ai parlamentari. Il presidente della provincia di Pescara ha incontrato 16 presidi per discutere di nuovi lavori. Andiamo ancora avanti, vediamo la sentenza, Les Pailots respinta dalla sanatoria ambientale, il comune vince anche al Consiglio di Stato, bacchettata la regione. Ed ancora droga, Zubar chiuso, altri 90 giorni. Vediamo la bomba ecologica, Goio a casa, il tesoretto alla regione, emendamento PD di Castricone, Braga, la legge di stabilità mira al controllo di scelte risorse per la bonifica di Bussi, a rischio il passaggio di Solvay e Filippi, il sindaco Lagatta è furioso, ora si capisce perché il 30 ottobre saltò la firma. In breve, solidarietà, le stelle dell'AIL da oggi nelle piazze, e Maria Falcone sul libro di Occhiuto, Don l'Andrangheta, figlia di uno Stato assente. Ed ancora prima pagina dedicata a Chieti, Palazzo De Maio chiude i battenti dopo la mazzata del salvabanche, porte serrate in Largo Martiri, da martedì chiuse biblioteca d'arte e sezione ragazzi, una mail agli iscritti e passaparola tra gli operatori museali, tutto in stand-by. La prevenzione, truffa agli anziani, i carabinieri vanno nelle chiese, e la paura, una fuga di gas in via Amendola crea il panico, palazzo evacuato. Vediamo ancora in breve, delibera di giunta, i parcheggi vanno alla Teat Servizi, la gestione ora diventa pubblica, e l'inchiesta, consorzio di bonifica, appalti nel mirino, la presidenza si difende, nessun disastro ambientale, qui solo rifiuti liquidi biodegradabili. E il RAID, muri sfondati e cassaforte ripulita, la banda del buco in cantina. Vediamo ancora Lanciano, raccordo autostradale, cominciati i lavori per la bretella Treglio, il progetto prevede il prolungamento di via Bergamo e l'adeguamento di una stradina comunale di campagna. La nuova viabilità sarà anche a servizio della zona artigianale di Villa Martelli, Valente, intercettati fondi importanti. Ortona, manifestazioni ortonesi, riapre il bando per il CDA, Vasto, scontro sulla provinciale, grave un giovane. E sempre a Vasto, stop treni regionali per Foggia e Termini. Nel taglio basso, Vasto, riaperto il nuovo mercato coperto a vantaggio dei consumatori, Sicchetti di Confagricoltura, ghiotta opportunità per accorciare la filiera. A Lanciano, violenza sessuale su minore, domani incidente probatorio. Prima pagina dedicata a Teramo, raccolta delle olive, finanza in comune, esposto anonimo, segnala irregolarità in una assegnazione.
la vittoria di Enzo, via gli ostacoli per chi è disabile, standing ovation per Cipolloni nella sala appunto consiliare. Documento concreto bipartisan per eliminare le barriere architettoniche in tutta la città, e così come abbiamo detto, non solo durante il Consiglio Comunale di Pescara ma anche durante il Consiglio Comunale Straordinario di Teramo si è parlato di barriere architettoniche, e vediamo su questo articolo appunto il contributo video. Unico punto all'ordine del giorno, il superamento delle barriere architettoniche e l'approvazione del PEBA, piano di eliminazione delle barriere architettoniche, la cui assenza fa di Teramo una città inaccessibile fuori legge. In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, dando seguito alle richieste delle associazioni Carrozzine Determinate Abruzzo e Teramo Solidale, che il 4 ed 11 novembre avevano organizzato proprio nel capoluogo aprutino delle passeggiate empatiche al fine di sensibilizzare giornalisti e politici rispetto ai problemi che vivono quotidianamente le persone con disabilità. È la mia convinzione personale che qualcosa si deve cominciare a fare. Abbiamo fatto tanto in questi anni perché non abbiamo lavorato per esempio nelle nostre scuole, abbiamo abbattuto le barriere architettoniche nelle nostre scuole, pensavamo di aver fatto tanto, ma invece ci siamo resi conto che c'è ancora molto da fare. C'è ancora molto da fare, perché salire su una carrozzina e cimentarsi con le asprità del territorio della città ti fa capire che quello che hai fatto è ancora poco e allora bisogna fare di più. Una seduta dai toni anche accesi, in cui si è cercato di mettere a punto un percorso che elevi il livello di fruibilità della città alle persone diversamente abili. Noi ora ci aspettiamo però che da questo Consiglio Comunale escano delle delibere concrete, in modo che si possa assolutamente voltare pagina anche sul piano culturale oltre che quello legislativo. Quindi ci aspettiamo la delibera del PEBA, così come la consulta comunale della disabilità, così come ci aspettiamo che in questa città si cominci a poter entrare per esempio in un negozio. Cosa banale e sciocca, ma qui in questa città non accade, e quindi non è che possiamo aspettare comunque il PEBA per eliminare le barriere architettoniche. Vogliamo che ci sia un impegno concreto, che da subito si cominci a lavorare per le barriere architettoniche. E sempre nella prima pagina, nella pagina dedicata a Teramo, commercio, grande distribuzione sportiva in arrivo, intanto i cinesi conquistano una porzione di centro, le vendite in flessione. Politica, la sfiducia di Sabatino, si vota il 17, il presidente del Consiglio Comunale nel mirino, il sindaco tenta di salvarlo. E vediamo sulla costa, Giulianova, la giunta mette all'asta la casa dei Rom e i terreni comunali, sinora nessuno ha risposto all'offerta, sebbene l'immobile costi solo 5.000 euro, al comune servono soldi subito. Più appetibili decisamente le aree previste nella zona E2 turistica e via Ippodromo. E in breve, sempre a Giulianova, Ciafardoni e Vasanella, le scuole all'ex tribunale, Martinsicuro, aria tossica, ok, alla centralina, Alba Adriatica, mareggiate, il ripacimento non basta. A Roseto Comunali arriva Valentina Vezzali per sostenere la Ciancaione sindaco, appuntamento fissato sabato prossimo all'hotel Palma Rosa. Martinsicuro, ho perso mia figlia Samira, prima vittima, poi carnefice. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, La Città. Vediamo in apertura, pare che parli proprio di Samira, che è la donna che ha ucciso le due figlie. Vediamo in apertura quindi il quotidiano La Città, eccoci. In apertura, ecco, vedete nel taglio in alto appunto l'appello del papà di Samira: non giudicate mia figlia, ha già provato a uccidersi. Ma vediamo in centropagina, amore a un anno dall'investimento, coppia travolta in Viale Crispi, dopo la moglie si è spento anche il marito, aperta un'altra inchiesta. La fotonotizia in centropagina, il comune ha preso un impegno con i disabili, un patto anti barriere e finanza in comune per le olive, Teramo accertamenti sull'autorizzazione ad un indigente.
Entriamo all'interno, vediamo la prima pagina dedicata alle notizie regionali. Chieti, asse attrezzato contro mano, due morti, l'incidente all'alba di ieri allo svincolo di Dragonara, a perdere la vita i conducenti delle due autovetture. Economia, export abruzzese in crisi verso Russia, Libia, Tunisia e Brasile. E sempre truffa, evadevano le tasse sugli oli, perquisizioni anche a Teramo, operazione della Guardia di Finanza. Sociale, firmato il patto per cancellare le barriere, come abbiamo visto prima, carrozzine determinate, accende i riflettori del Consiglio Comunale nella giornata mondiale della disabilità. Ed ancora, sfiducia a Milton al voto il 17 dicembre, calendarizzata la mozione Cardelli, il voto sulla presidenza diventa un'altra prova di tenuta per Brucchi. E parliamo appunto del presidente del Consiglio Milton di Sabatino. Politica, PD dal bilancio al dissesto della maggioranza, Brucchi, D'Alberto critica la tenuta del sindaco. Dopo la moglie muore anche il marito, investito il 2 gennaio da un'ape in Viale Crispi e deceduto ad un anno di distanza. E nella fotonotizia i soccorsi arrivati subito dopo l'investimento. Cronaca, muore di infarto mentre fa la spesa in centro, è successo a Teramo, è sempre a Teramo. Gianmarco Piovan, eletto nuovo coordinatore dell'UDU Teramo, grande partecipazione all'assemblea. La squadra mobile arresta due latitanti, condannati per spaccio di droga e reati contro il patrimonio, erano spariti nel nulla. Ricerca, l'IZS in Namibia per combattere la polmonite dei bovini. E iniziative, domani al mercato coperto iniziano le notti d'autore, cultura tra i banchi dei commercianti. Finanza in municipio per l'olive comunali, l'assessore di Giovan Giacomo oggetto di un esposto per aver assegnato la raccolta a un indigente albanese. Traffico, piazza Garibaldi torna il caos, subito ignorati i cordoli e le nuove strisce. Ed ancora vediamo provincia, le notizie dedicate appunto alla provincia Teramo, la società unica dei rifiuti si arena al primo scoglio, tanti sindaci sollevano dubbi sulla bozza presentata da Di Sabatino, nessun passo in avanti dal punto di vista operativo. Quindi Renzo Di Sabatino, il presidente della provincia, registro con rammarico che al di là delle manifestazioni di consenso generale ancora non riusciamo a stilare un'agenda organizzativa concreta. E anche su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video realizzato da Alfredo Primante. È pronta la bozza preparata dalla provincia di Teramo per la creazione della holding pubblica compartecipata da tutti i comuni del subcomprensorio teramano che dovrebbe occuparsi della gestione dei rifiuti. Questa mattina se ne è discusso nella sede della provincia, aprendo così la proposta al contributo di tutti i soggetti interessati. Tra i favorevoli all'unione dei comuni nella gestione di un settore che nel teramano ha creato non pochi problemi è il sindaco di Roseto, Ennio Pavone. Chi opera col buon senso non può non essere favorevole. L'obiettivo è quello che i rifiuti della nostra provincia rimangano nella nostra provincia e l'abbiamo ottenuto questo risultato con la riattivazione del polo tecnologico. Adesso c'è questa situazione del fallimento dichiarato del CIRSU. In attesa della magistratura e quindi degli appelli che sono stati fatti, dell'appello che è stato fatto sia dal CIRSU e sia dai comuni, ecco, si può cercare di fare in modo di lavorare anche se il CIRSU dovesse tornare in bonus per costruire un polo unico in provincia di Teramo e che sia un polo di riferimento per tutti i comuni della provincia con l'obiettivo appunto di ridurre le tariffe quantomeno per le spese di trasporto. Non tutti i sindaci però sono d'accordo, i maggiori dissapori ci sono nella Val Vibrata. A guidare la fronda del no il sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura. Mi convocano forse per fare una nuova holding, io ho detto che da oggi per fortuna ecco, la palla torna a Notaresco, perché se viene decretato il fallimento dovranno passare per la prima volta sulla mia pelle e Notaresco stavolta si dirà basta. Ecco, o si riparte con condizioni diverse da quelle che sono, perché su quella zona insisterà un grosso investimento industriale, perciò ecco, non è che posso far venire investitori e trovarmi un letamaio a qualche metro, perciò o rinegoziamo la gestione del CIRSU, perché non possiamo più fare gli sbagli degli anni 90. Notaresco da 2 anni che non percepisce un becco di un quattrino. Perciò se qualcuno pensa ancora
a livello regionale, perché qui giustamente arriveranno i rifiuti da tutte le regioni trattate, di poter venire a scaricare brutalmente a Notaresco senza che Notaresco percepisca un eco ristoro di disagio, questo non accada più. Ed ancora vediamo Castellalto, Italo Ferrante in poll come candidato sindaco, gli ultimi rumors lo danno come papabile per il centrodestra. Andiamo avanti, ecco la notizia sull'appello appunto del papà di Samira, Martin Sicuro, il papà non giudicate Samira, lettera aperta su Facebook, mia figlia ha già provato ad uccidersi, ho perso due splendide nipotine, una figlia che è una vittima piena, una vittima prima di essere carnefice, ha detto il padre. Andiamo avanti, sempre a Martin Sicuro, traffico in tilt per il maxi posto di blocco delle forze dell'ordine, appunto il blocco delle forze dell'ordine che poi è molto attivo in questi giorni tra Abruzzo e Marche. Tortoreto al via la 12ª edizione del Gala del Peperoncino, lunedì la serata dedicata al piccante, allo spettacolo e alla solidarietà. E sempre a Martin Sicuro, il PD scende in piazza per dire no al terrorismo. Andiamo ancora avanti, il comune rivuole le pinete degli alberghi. A Giulianova gli operatori turistici si appellano al TAR per evitare di restituire le aree. Il nuovo piano regolatore prevede che il comune rientri in possesso del 50% delle aree concesse alle strutture turistiche alberghiere. Nel taglio basso, Giulianova, PD e cittadino governante sono sempre più vicini. Durante l'incontro con Ercolini, proiettato un filmato della web TV di Arboretti. In breve, il caso, il problema del vandalismo nei bagni pubblici si risolve chiudendoli. E sempre a Giulianova l'incontro, le nuove etichette per tutelare i consumatori e l'ambiente. Vediamo a Roseto, Valentina Vezzali benedice la Ciancaione, anche l'onorevole campionessa olimpica alla presentazione della candidata. Cronaca, Roseto trovato in macchina senza vita, Cesare Esposito di 74 anni si è sentito male in via Valvomano a Roseto degli Abruzzi. Norante, l'opposizione non sa contare fino a 9, il capogruppo azzurro prende in giro i democratici sul caso del numero legale. Ad Atri, mercante riaccende la speranza per il punto nascita, approvata dalla Commissione Sanità la risoluzione che chiarirà il destino dell'ospedale. Parco Marino, il TAR respinge ancora i ricorsi dell'ex presidente Benigno Dorazio. Cultura, vediamo la prima pagina, le belle estati di Gabriele Ferzetti, l'attore fu uno dei simboli del ballet o quel di Silvi, era originario di Atri. Ed ora lasciamo il quotidiano della provincia di Teramo, La Città, e torniamo al centro per vedere l'edizione all'interno, l'edizione dedicata alla provincia di Pescara. E vediamo le notizie interne, appunto, magari iniziamo dalla prima pagina dedicata alla provincia di Pescara. E eccoci con intanto la prima pagina dedicata all'Abruzzo, garanzia giovani tra favole e delusioni, come sta andando il programma di inserimento al lavoro dei giovani under 30, l'ostacolo più grande è la burocrazia. E andiamo ancora avanti, vediamo la prima pagina dedicata a Pescara, un attimo di... Vediamo se riusciamo a, eccoci qua, a trovarla, perfetto, il comune vieta il centro alle auto con più di 20 anni, in arrivo le prime misure per ridurre le polveri ancora sopra i limiti di legge del vecchio, subito lo stop delle auto da Euro 0 a Euro 2, poi le targhe alterne. E l'inquinamento del fiume arriva da fuori, vice sindaco scrive al prefetto, Colibatte da record anche in mare, più controlli sugli scarichi.
E andiamo ancora avanti, stop alla Movida, la polizia chiude lo Zoo Bar per 3 mesi, pugno di ferro del questore Passamonti, durante il controllo di sabato scorso trovata droga abbandonata nel locale. E la reazione, i titolari, da noi non si spaccia, paghiamo le colpe degli altri. E ricordiamo che il precedente, appunto in questo locale, un giovane morì dopo la discoteca nell'anno 2012. Vigili con telecamere per fare le multe alle auto in doppia fila, già elevati 387 verbali con i nuovi strumenti tecnologici, si possono controllare anche le revisioni e le assicurazioni. Bando di concorso, il Comune stabilizza 4 insegnanti. Andiamo ancora avanti, i lavori nelle scuole, disponibili risorse per 14 milioni di euro. Il presidente Di Marco convoca i presidi e presenta il quadro degli interventi previsti a Pescara e in provincia. E in breve vediamo la polemica alberghiero e scontro sui fondi della regione, mentre nel taglio basso Agi Scuola all'Arca, gli studenti incontrano Pasotti, protagonista di Io Arlecchino, chiude la settimana del cinema. Vediamo ancora in Pescara, si apre una porta santa, vediamo se riusciamo ad ottenere la pagina in grafica. Eccoci, si apre una porta santa nella cittadella dei poveri, il 12 dicembre la cerimonia religiosa con l'arcivescovo Valentinetti che precederà di un giorno gli appuntamenti del giubileo a San Cetteo e Pesco Sansonesco. Raccolta fondi, tornano le stelle dell'AIL per i malati di leucemia. Come aiutare i bimbi emopatici, casa famiglia di via Passo Portella, in palio c'è una Fiat Panda. E questa l'iniziativa con una lotteria dell'AGBE. Sempre in Pescara, sul caso di via dei Marrucini, scoppia la lite in commissione, Masci attacca Cuzzi. Ed ancora vediamo il concerto, la musica è tutto, Venditti fa cantare, piangere e sognare, palazzetto gremito per il Tortuga Tour, pubblico in piedi quando il cantatore dedica Stella a Valeria, uccisa a Parigi, la giovane appunto rimasta uccisa dalla strage. Ed ora torniamo al Messaggero per vedere la pagina sportiva. In apertura vediamo Pescara, il miglior gioco, Piero Fusco, la leggenda abruzzese, il nuovo DS dello Spezia, Lanciano, Castel di Sangro e Delfino, tanti ricordi e amicizie vere. Cagliari e Crotone hanno qualcosa in più e si vede, noi biancocelesti ci suderemo un posto per la zona playoff. Lanciano, Crecco e Vassola si candidano per una maglia. Di Cecco squalificato contro il Novara, il talentino della B Italia o l'esperienza del difensore. L'Aquila vuol rovinare il debutto di Carboni, calcio di Lega Pro e Altobello, il Teramo deve essere ambizioso, ha dichiarato appunto il nuovo acquisto del Teramo Calcio. E con la pagina sportiva termina la nostra rassegna stampa, quindi l'appuntamento con Mattino 6 torna domani puntuale alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.